Finalmente posso respirare. A mio marito dopo la lezione che si meritava. Sono libera, mamma, libera! Ci sei libera? Ma libera da chi? Da che cosa? Ma voi la sentite libera? Ma già, ma tu sei una pazza scatenata. Soltanto una pazza può pensare di essere libera. Perri, adesso tu sei libera soltanto di una cosa sola. E te ne torna nata da casa nostra e non puoi cacciare nemmeno più. Bravo, Spano, Grazie, Spano, grazie, bravo! Scusate, nelle vostre liberiche parole c'è l'unica capisci! E ve lo dicevo seriamente, secondo voi, vi siete comportato male, commissario, molto male. Voi mi ferite, non vedete? Ma fatemi il piacere, mi ferite. Ma è questo il modo, dico io, di comportarsi con una famiglia dalla quale avete ricevuto tanti favori? È per questo che vi dico che mi ferite, nel sentimento più sano. Non capisco, io mi chiedo, ma l'hanno trovato insieme? Sì, sì! Ah, sì! No, 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 sì o no? Sì, no, sì, sì e no. Ecco, la vera flagranza non c'è. Non si può dire che ci sia, e questa è una gran cosa, credetemi. Vedete, allo stato attuale degli atti, io credo che si possa dimostrare che non c'è niente, niente assolutamente. Ma allora perché l'hanno arrestato? Hanno fatto bene. Sì, sì. Commissario, voglio sapere tutti i particolari. Se volete li potete dare anche a me. Beh, c'è il commissario qui, mi pare più giusto consegnarli a lui. Vabbè, ciampa al commissario, a me è la stessa cosa. Spano, sono degli oggetti che ciampano a Napoli, a ritirare al Monte di Pietà. Ah, ho capito, ho capito. Ciampa, se volete potete lasciare un po' facendo tavolino. Sul tavolino? Sì. E voi poi date tanta importanza alla formalità di un verbale. Ma che c'entra? Nel verbale c'è la cosa. Fa teatro da circa 150 anni, da tre generazioni. E lo fa principalmente per passione, soprattutto, e poi per tenere viva una grande tradizione di teatro e per recuperare i sentimenti che oggi in certi momenti, in certe occasioni, sembrano disperdersi. Secondo me, e non solo secondo me, il teatro è una scuola, il teatro insegna. Già nell'antica Grecia, quando si rappresentava Eschilo, Sofocle, Euripide, questi autori insegnavano agli spettatori a passare dallo stato di sudditi a quello di cittadini, insegnava a loro i loro diritti, i loro doveri. E questo spettacolo, Berretta Sonata di Pirandello, nella versione di Edoardo De Filippo, fece a me lo stesso effetto. Quando ero ragazzo, avevo 12-13 anni, e assistevo a questa commedia recitata dalla mia famiglia, da mio padre Peppino, da mio zio Edoardo, da mia zia Titina, e dicevo a me stesso, ecco, questo è un personaggio, è uno spettacolo che vorrò interpretare quando sarò più grande. Sì, me lo ripetevo a me stesso, mi piaceva molto, mi appassionava, mi esaltava, appunto perché mi insegnava qualche cosa. E vi dico che cosa mi ha insegnato. Nel 1944 noi vivevamo a Roma, in quel periodo, e Roma era occupata dai nazisti. C'era il coprifuoco, non si poteva parlare, c'era il divieto di questi, il divieto di là, la paura di essere presi e portati in Germania, in campo di concentramento. Era un incubo, veramente un incubo. La popolazione mordeva il freno, ma doveva subire perché non c'era altro, c'era solo la speranza che il Papa di allora facesse arrivare gli alleati, gli americani il più presto possibile, ma questi non arrivavano mai, si erano fermati a Cassino, si erano inghiottiti là. E allora in quel periodo al Teatro Eliseo recitavano i fratelli di Filippo, recitavano questa commedia. E al momento del finale, quando Ciampa dice, signore, voi non sapete che cosa vuol dire non poter parlare, non poter sferrare la corda, ma dire quello che si ha del cuore, sentirsi uomini, veramente uomini, la libertà, il pubblico si alzava in piedi, veniva sotto la ribalta e gridando, viva il De Filippo, viva Pirandello, viva l'Italia, viva la libertà. Ecco, in quel momento io, ragazzino di 13 anni che stavo in platea, ho capito che cos'era la democrazia, che cos'era la libertà,
ho cominciato a capire. Io, cresciuto in un altro clima, mi si sono aperti gli occhi e ho capito che era mio diritto dire, affermare le mie idee, ed era diritto di un'altra persona affermare tutto il contrario di quello che dicevo io. È stata una grande lezione che ho avuto dal teatro, che ho avuto da Pirandello, che ho avuto dai De Filippi. Grazie davvero.